Un minuto con Padre Pio dal sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi di un particolare disagio che aveva Padre Pio, soprattutto nei confronti di penitenti ammalati che giungevano qui a San Giovanni Rotondo. Infatti scrive Padre Marcellino nel suo testo era un momento di particolare difficoltà perché lo viveva quando vedeva inginocchiati ai suoi piedi ammalati gravi che non avevano le dovute disposizioni per fare una buona confessione e che si erano accostati a lui soltanto per recuperare la salute del corpo. E lui diceva: "Sono queste le occasioni in cui vorrei fuggire, scomparire sotto la terra, perché io, proprio io, divento la causa del loro eventuale inganno sulle condizioni del loro spirito." Quindi Padre Pio non poteva derogare dalle regole che egli imponeva per la retta amministrazione del sacramento, e anche per essi c'era il vai via, vattene. Ecco, un disagio che noi non possiamo neanche immaginare. Così egli a volte si trovava stretto tra compassione per il sofferente e il dovere di amministrare degnamente il sangue di Cristo. Era costretto ad osservare costoro come gli altri, come tutti, devono capire che la confessione è rinascita, un ricominciare a vivere dall'uso della ragione, piangendo su tutti i propri sbagli, diceva Padre Pio. Certo, la gente nell'andare a vedere una persona malata, essere allontanata dal confessionale di Padre Pio, anche con maniere forti, sbrigative, andava con la mente più facilmente alla mortificazione stessa subita dal penitente che a quanto avveniva nel cuore del ministro di Dio. Inoltre non riusciva minimamente a pensare che cosa ci poteva essere dietro il rifiuto dell'assoluzione, come ad esempio 1950, un gruppo di pellegrini di Biella, uno dei primi sorti in Italia, un gruppo di preghiera, organizzava un pellegrinaggio proprio qui a San Giovanni Rotondo, sul treno 23 pellegrini che si uniscono ad altri compagni di viaggio, provenienti anche da Como, dintorni. Tra questi c'è un bel giovane 27enne, cieco per disgrazia, divenuto scettico e miscredente. Proprio in questi giorni del 1950, tutti si prenotarono per la confessione con Padre Pio, anche questo ragazzo non vedente si mise in fila, ma quando si inginocchia viene immediatamente mandato via da Padre Pio. Il suo sgomento si comunica a tutta la comitiva. Insieme si prega per lui. Viene spinto a ritornare ai piedi di Padre Pio, ma anche il secondo tentativo risulta negativo. Vai via. Finalmente, dopo qualche giorno, il santo lo assolve. Non solo, ma gli dice anche: "Ti aspetto tra un mese." Così riconciliato con Dio e con se stesso, è ripartito anche lui felice con gli altri pellegrini e dice loro che con l'aiuto di Padre Pio aveva rinunciato volentieri alla luce degli occhi pur di avere quella dell'anima.